Edgar Degas è un pittore parigino e in genere è riconducibile al tema che lo ha reso più celebre. Le sue ballerine, ritratte nelle pose, nei colori e con i materiali più stravaganti. Il pittore è considerato parte della corrente impressionista. I suoi quadri, tuttavia, se ne discostano per quanto riguarda alcuni aspetti. Non dipinse più en plein air. E utilizzò il bianco e il nero per il tulle delle ballerine. La classe di danza è uno dei primi lavori realizzati sul tema. Le figure riprodotte non sono in posa, ma vengono colte nel momento dell'azione. Le ballerine assistono ad una lezione impartita da un anziano maestro, che funge da punto di vista prospettico, evidenziato dalle linee del pavimento. Un altro tema, caro a Degas, erano le corse a cavallo, nel quale l'artista si ispirava alla vita quotidiana. Questo fatto consentì a Degas di affrontare un soggetto tradizionale come quello dei fantini e delle corse dei cavalli. La sfilata, anche conosciuta con il titolo di cavalli da corsa davanti alle tribune, è una delle prime pitture che affrontano questo tema. Il pittore dipinse la stessa atmosfera che si respirava su un campo da corsa. L'idea dell'imminente partenza è suggerita dall'incidere nervoso dell'ultimo puro sangue. Viene ricreata l'atmosfera di una corsa di cavalli prima che la gara inizi, quando il pubblico osserva i fantini e i cavalli che passeggiano avvicinandosi agli spettatori verso la linea di partenza. Degas sceglie naturalmente un soggetto popolare. L'opera fu realizzata in un'epoca in cui le corse stavano diventando di moda in Francia. E la borghesia facoltosa le frequentava proprio perché erano diventate uno status symbol.